con los terroristas. No, 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 fermi tutti. Cioè, fammi capire, anche tu con questa puttanata. Ma sì, zio, cioè, scusa, ma lo fanno ma tutti. Ma cosa vuol dire che lo fanno tutti? Non è che se tutti fanno una cosa devi farla anche tu. Non è che se lui si butta giù dal burrone devi farla anche tu. Sii originale. Siate originali, ragazzi. Siate originali. Fate vedere che cosa sapete fare. Prove sexy per colana. Basta con ste cagate. Aiuto, non so farlo. È la prima volta, non ho un copione, non so come strutturarlo. È difficile per me, è difficile. Mi sento anche ridicolo a parlare con questo cappello che indossavo 8 anni fa. Ben trovati nel mio canale, sono qui in un altro vlog, come volete chiamarlo. Visto che vi piacciono tanto i miei vlog, volevo farne un altro un po' diverso. Vabbè, l'intro lasciamo perdere, ok? Tanto per rendere un po'... Così sto registrando con la mia Hero 3, ma c'è una tacca perché non l'ho mai usata e sinceramente... cioè l'ho usato una volta, però c'è già un'attacca, non capisco perché. Però ovviamente quando io devo registrare una cosa, ovviamente si spegnerà nel mezzo della registrazione, devo tornare a ricordarmi. In che cazzo di punto ero? E niente, signori, qua io sono in camera di mia sorella, vedete, che perché c'è molta più luce, quindi... Ma risulta meglio il tutto. C'ho dei capelli che fanno schifo, ragazzi, dietro c'è il pesce. Ok, ma avete visto anche il pesce, ragazzi. Come avete visto dal titolo, voglio una community. La community che vorrei, ragazzi, la community che vorrei. E sempre gli stessi argomenti, penserete, no? Adesso io non sono sicuro se mi sentite bene. Sempre gli stessi argomenti, penserete, no? Non è vero, perché comunque sia si tratta sempre di cose diverse, ok? Magari l'ambiente è sempre quello, ma siccome siamo su YouTube, ragazzi, non possiamo fare altro che parlare su YouTube. È normale che ci sono tantissimi argomenti che puoi trattare, in cui, ad esempio, le elezioni, che adesso non so se riuscirò a pubblicare entro oggi, quindi domani ci sarebbero i risultati, oppure si sono già pubblicati, però sinceramente spero che non abbia vinto Berlusconi. Ma cagata a parte, ragazzi, sono qui per... raccontarvi un po' quello che vorrei su YouTube. Intanto, innanzitutto, diciamo che metto a paragone. Quello che vorrei su YouTube è come le persone che non vorrebbero più la guerra, come non vorrebbero più la povertà, come non vorrebbero più la fame. Quindi sono cose completamente impossibili, ragazzi. Allora, innanzitutto partirei col togliere i mi piace e i dislike, perché sono la cosa più demenziale che avessero mai fatto nella storia di YouTube, ragazzi. È vero che i mi piace ti fanno salire di popolarità, ed è per quello che lo chiediamo, non è perché prendiamo più soldi. Noi chiediamo tanti mi piace perché fanno salire il video nelle top, nelle charts, fanno salire il video, e quindi noi di conseguenza chiediamo tanti like, perché con tanti like, tante visualizzazioni, tanti iscritti, ok? Quindi noi puntiamo molto su questo, e semplicemente anche il fatto che comunque sia... Mettere mi piace a un video vuol dire essere soddisfatti del lavoro che si fa. Io per un video così, sinceramente, io non so se notate che io chiedo sempre il like, perché sono abituato a dire lasciate un bel mi piace, un commento, ma sinceramente io non chiedo più 1000, 3000, 4000 mi piace da 3 o 4 video. Ma non perché non sia giusto, ma perché sinceramente siete voi che dovete fare. Cioè, voi siete ormai abituati a vedere video di Call of Duty, ma se dovete anche abituare a vedere mettere mi piace un video, una cosa sbagliatissima di YouTube è questa, appunto. E un'altra cosa che vorrei di YouTube è le stelline, tornare alle stelle, ragazzi. Que uno, se non piace video, non è, cioè, il dislike, ragazzi, non ha senso. Cioè, l'1% secondo me mette dislike a un video perché non gli piace veramente. E tutti quei dislike che vediamo sono tutte perché persone o li so sul cazzo, oppure sono invidiosi di quello che vedono,
o di quello che pensano che io sia, che sono uguale a loro. Sì. È così, ragazzi, sono uguale a voi. E poi dopo, sì, vabbè, lasciamo stare questo, che comunque sia non volere gli haters, come appunto non vedere una guerra, come non volere la crisi in Italia. Mettiamolo a questo paragone, perché davvero questo è il paragone che bisogna dare. Un'altra cosa che vorrei è che la gente fosse un po' più razionale, ovvero facesse commenti un po' più intelligenti, guardasse meno quello che c'è solo nel video, ma guardasse quello che c'è dentro alla persona che parla, e guardasse magari nei vlog, negli occhi, vedete? Negli occhi, io sono sincero quando parlo, ragazzi. Magari è normale che non parlo così, a lavoro, come madre, mia sorella, mio padre. Sto, tra virgolette, virgolette, ma virgole, 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 recitando, ok? Perché bene o male io devo cercare sempre di intrattenere, quindi non pensate che fare video e parlare sia semplice, ok? Fare video e giocare intanto e fare un buon punteggio a Call of Duty, ad esempio, quello che volete, a tutti i costi, vedere una bella partita a Call of Duty, ragazzi. Avete capito? Non ha senso, non ha senso che... È vero che io sono nato su COD e continuerò a fare video su Call of Duty, ragazzi, ma perché più che altro non per voi, ma anche per me. Perché comunque io su Call of Duty ogni tanto ci torno, quando ci torno faccio video, ok? Però veramente, signori, io sto scoprendo un mondo a parte, un mondo che non avrei mai pensato. Cioè, io mi ero fossilizzato tantissimo col mondo dei videogiochi solo su Call of Duty. Ed è una cosa che ha scritto anche Albi, non so se avete fatto caso, se seguite Albi. Albi è un bel po' che non fa video, era sparito completamente. Ha scritto un post l'altro giorno, domenica, dove lui diceva che aveva riscoperto il mondo dei videogiochi, non facendo video, solamente per registrare. Ed è una cosa giustissima, ragazzi. Io sto giocando tantissimo, quando ho il tempo libero, ovviamente, perché mi è giunta voce da altri miei amici e da persone che comunque mi avevano chiesto di collaborare con loro, ma ho scoperto che questa federazione qua, diciamo, che non dico nome perché non mi interessa sinceramente, comunque è famosa a livello italiano, ci sono dei clan che sparano di me, oltretutto sono quelli alto, che dicono che sono un nerd, così, che gioco solo ai videogiochi, che non è assolutamente vero. Che poi da che pulpito arriva, da persone che prendono sul serio una coppa di Call of Duty, ragazzi, o delle Clan War, ma veramente. Ero così 2 anni fa, ma per fortuna sono cresciuto, ragazzi, basta. Quelle puttanate da 15 anni, 16 anni, che è giusto che sia, ma 24, 25, 30 anni ancora a giocare tutto il giorno, a raggiungere il prestigio Master, mi sembra che sia un po' esagerata come cosa. È normale che è sempre una passione, ragazzi, però avere già 20 giorni di gioco a 30 anni mi sembra un po' una schifezza, ok? Non me ne rendete conto forse, ma davvero c'è un mondo là fuori, il sole è splendido, adesso siamo alitati da un sole stupendo, ragazzi, una giornata di neve, neve e sole, cosa che si vede tutti i giorni, soprattutto in Italia. Tornando alle nostre stronzate, signori, io vi starò sul cazzo per come parlo, perché dico le cose come stanno. Dico anche che, sinceramente, dobbiamo... Avete cagato il cazzo di guardare solo Call of Duty. Dovete guardare altri video, dovete espandere i vostri orizzonti. Se vi piacciono i videogiochi, guardateli tutti. Perché faccio? Io ragiono a visualizzazioni perché è quello che capisco, ok? Perché faccio 10.000 visualizzazioni video di Dead Rising con Own di mezz'ora? Guardate 10 minuti se vi rompete il cazzo. Poi magari il giorno dopo, se non carico altri video, guardate gli altri 10, ok? Perché non guardate quello? Perché non lo guardate? Perché Dead Rising? Perché è un gioco di zombie? È vero, non mi interessa, magari, ok, ma aprite il video almeno, guardatelo, cioè guardate un attimo se vi possa piacere il gioco. Io voglio che tutte le persone in questo momento che siano iscritte al mio canale solo per Call of Duty si disiscrivano. A costo di arrivare a 20.000 iscritti in meno non mi interessa, perché ragazzi veramente non mi frega un cazzo. Disiscrivetevi, perché signori, cioè... sbagliate voi, dovete ampliare i vostri orizzonti. Basta Minecraft, basta Call of Duty, basta Battlefield. Guardate altre cose. È vero che adesso ci sono molti miei amici qua su YouTube che fanno video solo di COD e magari mi staranno maledicendo, ok? Però loro sono su Call of Duty, loro sono su YouTube perché piace Call of Duty. Loro sono YouTuber di Call of Duty. Io sono uno YouTuber di videogame che pubblica tanti, tanti giochi diversi. Dead Rising, Metal Gear, se andate sul mio secondo canale non c'è un video di Call of Duty nell'arco di un mese, che però torneranno perché comunque sia
ve lo ripeto, sono un po' mi contraddico un pochino, è vero anche questo, però è così ragazzi, cioè io non è che adesso porterò Call of Duty perché voi lo guardate, ma perché voglio farlo io, ok? Quindi non voglio sentire cagacazzo che dicono ma vi detto che Call of Duty ti fa schifo, che ti ha stancato e poi fai questi discorsi, bla 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 bla. Ok, quest'altro argomento qua, 4 minuti di video riguardo Call of Duty, Battlefield, i soliti giochi del cazzo, che comunque se sono belli, per amor di Dio, anche da guardare, ok. Un'altra cosa, vorrei che... a me piacerebbe tantissimo, ragazzi, che i bambini imparassero molto da YouTube, cioè dalle persone che parlano, non da tutti ovviamente, perché ci sono alcune tipologie di persone che ti danno magari messaggi negativi. Io spero di non darvi assolutamente messaggi negativi e voglio che voi apprendiate, magari sta scendendo il sole, quindi la luce si è un po' abbassata ovviamente, che poi non so neanche se sono riuscito a fare l'intro iniziale, quindi io non ho idea, perché è veramente difficile quello che voglio fare, non l'ho mai fatto, quindi ragazzi abbiate pietà. 10 minuti esatti di video, voglio che imparino da YouTube, imparino magari qualcosa che io cerco di trasmettere a voi, ok? Che poi sta a voi deciderlo. Ed è quello che voglio, che voi non prendete il nostro esempio come dei, come di, perché noi non siamo dei, siamo persone normalissime. Ma l'ho sempre detto. Del resto io ragazzi qua finisco, alla fine video per parlare. Ovviamente questa settimana arriverà uno stream dove parlerò, dirò delle... insomma risponderò alle fac, alle domande che posterò un po' su Facebook, dove praticamente voi scriverete tutte le domande sotto e io ve le risponderò in diretta live, quindi sarà abbastanza carino, penso che non l'abbia mai fatto nessuno, quindi buono a sapersi. La telecamera sta morendo ragazzi, io vi saluto, a me dispiace tantissimo dire queste cose ragazzi, però non me lo chiedete più perché veramente a me dispiace dirlo. L'altro giorno un mio fan mi ha scritto, praticamente è morto questa persona. Io all'inizio non ci credevo perché è già successo, non era vero. Ho fatto una ricerca, è morto davvero un mio fan ragazzi che mi seguiva, mi dispiace tanto, io faccio le condoglianze a lui e a tutta la sua famiglia, perché è sempre brutto ragazzi queste cose, e a tutti i suoi amici che gli sono intorno ragazzi, è brutto perdere persone così. Adesso poi magari non so se è successo a qualcun altro, io comunque mi tocco per voi ragazzi, però è sempre brutto queste cose. Io per fortuna ho solamente perso un mio parente fino ad ora e spero che non ce ne siano più, insomma è difficile perché è la vita ragazzi, però vabbè. Bande le ciance le bande ragazzi, qui da Gabriele Scorre è tutto, lasciate mi piace, il commento, comunque come sempre, magari iscrivetevi se non lo siete. Bella raga.